Un weekend come quello del Corpus Domini fra il 16 e il 18 giugno scorsi per testare l'avvio della stagione turistica in Veneto. Giorni tradizionalmente di vacanza per, in particolare, turisti stranieri, da Austria e Germania in primis, trainanti per l'occupazione delle strutture alberghiere. I dati consuntivi di H-Benchmark per Federalberghi Veneto hanno confermato un ulteriore rialzo verso l'alto grazie alle prenotazioni last minute. Al lago il livello di occupazione si attesta al 92,5%, con presenza di italiani che hanno inciso per appena il 9,3%. Nelle località termali e nelle città d'arte dati simili, con l'occupazione al 74% delle strutture. Spinge invece verso l'alto la costa veneta, con l'86% di presenza negli alberghi, di cui il 68% totale provenienti da Austria e Germania. Corpus Domini ha dato dei segnali molto incoraggianti anche per il proseguo della stagione. Abbiamo avuto un weekend di 3-4 giorni in particolare delle festività, con una media attorno al 90%, direi con picchi, con numerevoli picchi di tutto esaurito in molte strutture. Quindi molto soddisfacente. Nel complesso le festività dal metà maggio ad oggi hanno dato un dato complessivo attorno al 62-63% di occupazione media, chiaramente con i picchi nei weekend e nelle festività anche lì attorno all'80-85%, chiaramente l'infrasettimanale a maggio ne risente un po', ma sono numeri molto incoraggianti, ripeto, che ci fanno ben sperare per una stagione 2022. Le presenze di lingua tedesca, quindi Austria, Germania e Svizzera in particolare, hanno superato il 50% dell'occupazione alberghiera di questo mese, diciamo così, di festività.